Volevo chiedere una cosa, il film è coraggiosamente politically incorrect. Volevo sapere se questa scelta, ecco, come, insomma, come era nata, se avete così pensato a possibili conseguenze, cioè voglio dire, la forza ovviamente del film, il film mi è piaciuto, mi sono molto divertita, però chissà, magari c'è qualcuno che non coglie, oppure qualcuno che ha da ridire, insomma, se ci parlate di questa scelta, grazie. Allora, sì, sapevamo, l'abbiamo fatto con Cado dalle nubi, lo facciamo con questo, ma penso che sia, secondo me, anche una situazione di diversità in Italia, cioè riuscire a fare una cosa, a meno che non vogliamo parlare di fidanzati, di moglie, mariti, corna, genitori, il figlio, noi vogliamo fare un altro percorso, ma sia chiaro, poi come al solito con leggerezza, perché non abbiamo nessuna voglia, cioè non abbiamo nessuna voglia di moralizzare nessuno, anche perché sarebbe davvero difficile in Italia. Quindi abbiamo fatto così, ci è venuto così da sempre, a noi ci viene così di raccontare questo. Luca fondamentalmente è uno che se non entra in certi contesti, chi ci entra? Quindi l'abbiamo voluto così, ci siamo divertiti a fare questo. La cosa che secondo noi è importante è che alla fine di un film non devi portarti nulla a casa, cioè devi lasciare le cose ad andare, non devi impadronirti di una morale o di un giudizio. Quindi noi l'abbiamo fatto politica incorrect. Secondo me invece io non lo trovo politica incorrect, io lo trovo semplicemente naturale. E soprattutto, se mi permette anche una piccola cosa, all'atri di questo, ne parlavo prima con Marco Giusti, noi del Sud, perché siamo gente, siamo meridionali fondamentalmente, raccontiamo un film che ha il meridionale dentro, siamo le persone che hanno dato di più a questo paese in numero di gente che ci è rimasta sia nelle missioni di pace sia durante il terrorismo. Quindi ci sembrava utile raccontare perché questa gente poi ha fatto queste scelte. A noi non ci sembravano degli eroi, il loro eroismo era quello di costruirsi una casa, semmai. Checco, vuoi aggiungere qualcosa a questa? No, no, cazzo, no, 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 questa ha già detto delle cose pesantissime. In effetti la parte della cena, quella battuta lì, cioè, è stata oggetto di un dibattito, perché con Valsecchi, oltre a parlare di figa, si parla anche di cose serie poi. A me piaceva tanto quella battuta, quella dell'ideale, io l'ho trovata fantastica. Poi ho visto che avete addirittura riso a questa battuta. Per me ora non è che vogliamo fare la morale, però abbiamo raccontato fuori dalla retorica una parte di quei soldati che vanno in missione per quel motivo. Cioè è un po' quello che è il nostro percorso, smascherare, disacrare. Forse io vedendo dovevamo andare ancora più pesante su altri temi, solo che il problema è quando fai i film, cioè abbiamo parlato dell'omosessualità, abbiamo parlato della Lega, e gli argomenti si riducono. Basta, grazie. Allora, per la protagonista femminile invece, anche per Checco, ovviamente, la domanda è proprio sulla questione musulmana, cioè come verrà accolta questo film? Dai, diciamo, ce ne sono tantissimi che stanno qui, stanno all'università, insomma, magari andranno a vedere il film, cosa ne penseranno? Non ho capito niente. Ho già paura di trovare nella mia box dei minacci. No, sto scherzando. No, no, no. Davvero è questa la domanda? Penso che vanno a ridere, davvero, che sì, prendiamo in giro il terrorismo, che questa ragazza viene con questa idea di attentato, però già dall'inizio si vede che non è capace.
E allora apre tutto un dibattito che è molto attuale sul terrorismo, sì, però non è niente pesante, non c'è una moralità, non c'è niente di serio, è una commedia, si può, penso che sì, come si può ridere di tutto, si può ridere anche di questo, e penso che la comunità musulmana, noi arabi, sì, che non c'è nessun problema, penso. Quando ho letto tutto questo, mi sono fatto la domanda, però dopo ho visto che non c'era niente serio, e anche non c'è niente che giudica, che noi giudica, si dice? Non so se sono stata logica nel mio discorso, però è ancora un po' difficile in italiano per me, però ci provo. Che contatto? Sì, lo sberleffo è a noi, cioè quando l'idea di partenza era prendere per i fondelli l'italiano, il mondo occidentale, cioè se Anna, adesso non è che voglio aprire il, come si dice, il discorso critico su una commedia. Una crisi romantica sua. Però quando ci siamo messi a scrivere abbiamo avuto cura proprio di, innanzitutto, di non farla essere il partecipante di un'associazione terroristica, ma una ragazza che vuole fare questa bravata sostanzialmente, e poi di, per quanto riguarda la comicità, di andare su di noi, cioè se ci fate caso voi abitate in Islam, sono tutti passaggi che dimostrano la nostra ignoranza o la nostra ipocrisia quando la madre, quando io difendo le donne e poi grido a mia madre di portare il caffè, cioè l'ironia è su di noi, non è su di loro, cioè se si incazzano sono, è preoccupante il fatto, cioè abbiamo sfottuto noi, abbiamo preso in giro Rocco che pur di sottrarsi alla moglie preferisce la guerra, non riesco a capire quali sono i passaggi che potrebbero essere lesivi della dignità dei musulmani, sinceramente. Si incazzano gli italiani, cioè, il problema, ripeto, l'abbiamo avuto pensando a quanti sono caduti in missione, ce lo siamo posti il problema, abbiamo fatto la scelta di tenere poi nel montaggio quella parte lì, però non penso che, perché si devono arrabbiare i terroristi, la parte dei coglioni la facciamo noi in questo film. Cosa dice Balsecchi? Non so che vuol dire. A salutare Luigi, mi piacerebbe raccontare, alzati, fatti vedere, questo ragazzo qui è una star di ora dovrei far alzare tu, Michele, Medi, Anna, lui è l'ufficio stampa, non c'entra, gli arabi, le donne, queste donne dal seno piccolo ma dalla grande cultura. No, mi piacerebbe raccontare l'aneddoto di come l'ho visto su internet, perché secondo me c'è un mondo che magari a voi sconosciuto, che è quello della rete, dove c'è questo ragazzo che con dei trailer dei film spopola, e me ne sono invaghito subito, e il problema è stato che non c'è manco la gente, quindi non riuscivo a contattarlo, e poi insomma che ho messo in mezzo la mia gente che ha cercato tramite, poi mi ha mandato un messaggio su Facebook: vuoi fare il film? Sì, abbiamo fatto, per dire la rete oggi che cos'è. Mi sono allargato, se ci qualche altra domanda, se no. Sì, c'è una domanda, prego. Salve, sono qui. Ah, ciao. Ciao. Dal primo film ritroviamo Marescotti, e invece volevo sapere qualcosa sulle new entry che abbiamo molto in parte, sia Papaleo che Soleghi, e volevo sapere come si è arrivati a loro, e volevo sapere soprattutto il rapporto con Caparezza, che è una parte particolare nel film. Vabbè, è molto musicale, tu sei anche un musicista. Sì, e poi siamo tutti e due pugliesi. Allora, il rapporto con gli altri, cioè abbiamo fatto, che poi è la cosa più bella di fare un film, tutta l'attività di preparazione, secondo me, i luoghi, l'araba è stata la cosa più difficile.
perché secondo me, cioè, Roma ingloba troppo le persone, cioè, si presentavano ragazze dai tratti somatici arabi, anche meglio di questa, però no, si scherza. Il problema era la loro Roma, l'italianità proprio di cui erano in trife, mo mi sento un po' Vendol, che devo dire qual è il provino, due mesi di arabe romane e napoletane, finché siamo andati in Francia, e a 600 euro al giorno, è buonissima questa secondo me, cioè non... Quanto è che ti dà? Sì, Poi c'è stata un'altra, c'è stata questa bellissima, sempre in quel provino, si chiama Farani, che i critici, quelli, voi la conoscete, questa era bellissima, anche devo dire della Farani, no, abbiamo fatto un provino a questa, che era bellissima, era straordinaria, abbiamo fatto, cioè io sparivo dall'immagine, siccome notoriamente sono sportivo, l'ho mandato a fanculo, l'ho fatto venire. Poi costava 20.000 euro al giorno, mi faceva notare Valsec. No, comunque è stata una bella esperienza. Stavo rispondendo a una domanda, sì, poi a Caparezza, no, Caparezza, dovevano venire gli After Hour, che ho conosciuto a Milano, che sono questo gruppo figo, insomma, un po' alternativo, e ho conosciuto Manuel Agnelli e ci avevano una serata, quindi nella disperazione abbiamo chiamato Caparezza, che si è mostrato simpaticissimo, è venuto gratis, se non erro, e soprattutto è venuto perché stavamo veramente nella... non sapevamo come fare, l'ha chiamato lui, si è presentato, vengo, e quindi ha fatto questa roba qui.